Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo 65esimo episodio di Expeditions Viking. Allora, siamo arrivati a Ofurwik, ho tagliato il pezzo in cui siamo arrivati a Ofurwik. E nulla, allora noi dobbiamo andare a parlare con Tizio Caio Vescovo. Qua non abbiamo altro da fare, credo. Ma tra l'altro qui non c'era un venditore di schiavi, io ricordo male. Forse qua nella piazza. No, no, avevamo già fatto tutto il ragionamento, no, era a... Era città danese, non qua. No, dobbiamo andare qua. Ah, nella chiesetta, ok, sì. Ci eravamo già entrati una volta, avevamo visto che si poteva entrare, ma non poteva fare niente, forse. Adesso dovremo far finta, quindi, di volerci convertire. Anche se non abbiamo intenzione. Ancora che poi la mia idea attualmente sarebbe più quella di schierarmi con i Pitti che non con altro. Ok. Ma ognuno per conto suo, là. Devo parlare con i Rambald. Allora, non è molto contento di vederci. Degli atei nella casa di Dio? Sono sorpreso di vedere che non, la vostra pelle non brucia la presenza del crocifisso. Dobbiamo fingere di non essere più atei. Non siamo più atei, vescovo. Etered ci ha fatti tutti battezzare. Rimane un po' scettico. È vero? Lo trovo difficile da credere. Allora mettici la prova se credi. Perché siete venuti qui? Cosa volete? Etherhead ci ha chiesto di venire a dimostrarti la forza della sua fede. Molto bene allora. Un test della vostra fede. La preghiera del Signore, magari? Allora, noi la sappiamo, cioè immagino che sia il Padre Nostro, ma noi la sappiamo, ma può darsi che non avremo l'opzione. Andrei sulla seconda che è più tranquilla. Non ho ancora imparata, ma perché non il credo degli apostoli? Dopo sarò onorato se me la insegnaste. Ok, un piccolo sorriso, va bene. Molto bene, recitate il credo allora. La prima, credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Allora, sta iniziando a diventare difficile. No, questo è più avanti, questo. Ok, ci fa continuare. Il terzo giorno. Oh, mannaggia, sono quasi uguali. Allora, Santo Spirito, la Chiesa. Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica. La remissione dei peccati, la comunione dei santi. La risurrezione del corpo e la vita eterna. Quindi c'è la seconda. Ha invertito come nome dei santi e remissione dei peccati. E terza è. Ah, prima la risurrezione del corpo. Come sono di risurrezione del corpo? Ah, secondo me.
Interessante, chiesa cattolica apostolica. Allora, prima o la seconda, direi. Non lo so, andrei sulla seconda. Allora conclude con Amen. Ok, era giusta, spero, ah, mi auguro. Sorride sinceramente. Cristiani o no, mi avete di sicuro dimostrato di conoscere molto bene il nostro credo. Forse abbiamo del terreno in comune. Ethered può contare sul vostro supporto? No, non ancora. Sono molto impressionato dalla sua devozione al Signore. Che gli servirà, insomma, ma l'opportunità è troppo importante per non approfittarne. Nei mesi passati stavo pensando a un predicamento che è precario. Ci sono un gruppo di peccatori che hanno iniziato ad adorare l'avversario. L'avversario, cosa ho detto? Aspetta, come metto più piccino. Penso che sia una buona opportunità di mostrare che non abbiamo delle simpatie per gli atei. Chiedete? C'è un posto che si chiama Lega Kaestir. Il prete di una zona vicina mi ha avvisato che c'è un potere oscuro che si è impadronito delle rovine. Un culto satanico che predica il caos e il diavolo si è stanziato nelle rovine. Il prete parla di canti terrorizzanti la notte, rapimenti e sacrifici umani. Questo culto deve essere fermato. Allora, la 2 mi fa molto ridere, eh? Effettivamente. Quindi se noi risolviamo questo per te, tu darai supporto a Ethered, così lui darà supporto a me. Fantastico. Andrei con la prima. Sembra qualcosa che sia valga la pena, a cui valga la pena dare un'occhiata. Molto bene. Qualsiasi cosa che trovi in quel posto maledetto, so che la risposta ti sarà chiara. Cristiano o no, servi Dio in questo momento. Ritorna quando sei occupato del culto. Ethered avrà il mio supporto. Va bene. Forse Lega Kaestir è quella chiesa dove ci avevano scacciato tempo fa. Ma devo cambiarmi di nuovo così. E forse Lega Kaestir è quella chiesa dove ci avevano cacciato, che dove per sbaglio avevamo toccato una cosa ed erano tutti messi a picchiarci, noi tipo oddio, allora avevo fatto save scamming. Beh, sono già parecchi episodi fa e vi parlo. Sto morendo forse. Allora andiamo, no, qua c'è, ecco, un marker più vicino. Tanto il fatto di seguire quei tizi che andavano a festeggiare la notte, la missione c'è ancora, tipo sono passate 2 settimane, che cavolo di matrimonio è? Credo, no? Vero che c'è ancora? Sì, c'è ancora. Ghost of the Empire, andiamo a Lega Kaestir. No, non è questa chiesetta qua, no. Chiesa di San Wilfrido. È qua. Però no, saremo tutti morti prima di arrivare là. Proviamoci qua, c'è poco cibo, ma abbiamo bisogno di riposare assolutamente. Homestead Farms. Per cui abbiamo un sacco di prosperity, ma abbiamo bisogno di più prosperity perché dobbiamo arrivare a 100, siamo solo 68. Questi sono solo power.
Mi sa che l'unica cosa che ci rimane è la Longhouse, perché questo da Power, questo da Power. Qui. E Prosperity. Non abbiamo Thrall, per cui dobbiamo aspettare. E tra l'altro, non possiamo neanche chiudere il gioco adesso, anche volessimo fare la missione principale. Perché e non fare questa? Perché chiuderemo perdendo, perché siamo solo a 68 su 100 e ce ne manca ancora parecchio. Questo ce ne darà 6, 8 e 10. Quindi 18, 24. 24 arriveremo a 80, 92. E ce ne mancano comunque 8. Dobbiamo fare, boh, forse alleandoci con questi ragazzi qua. Sarebbe curioso farsi una run aggressiva, però immagino che uscirà prima Expeditions Rome, perché adesso quando vi sto registrando questo, mancano meno di 20 giorni all'uscita di Expeditions Rome. Per ora non mi hanno mandato una chiave, però sto valutando comunque di acquistarlo. Soprattutto durante i saldi natalizi. Allora, abbiamo un sacco di gente qua che non ha nulla da fare. Diamo intanto carne a tutti, va bene. Qual è la situazione attuale? 5 hanno degli shift e 7 di carne, va male. Allora, quindi facciamo che... Sam può fare un po' di witchcraft. Che male non fa. E Roskva anche, un po' di witchcraft. Abbiamo consumato un sacco di medicine. Beh, un sacco, ne abbiamo comunque parecchie, però... Allora, mentre invece Nefia che è brava a preservare, facciamola preservare. Io posso preservare? No. Non sono capace. Lei non sa preservare. Ah no, non abbiamo più niente a preservare. E allora faccio che andare a cacciare. E mandiamo anche lei a cacciare. Sai cacciare? No. Non fa niente, Aedis. Nulla. Rimane solo Aedis. Va bene, allora facciamo così. Guardia è sicuro. Witchcraft 24. Preserviamo 27. Cibo dovremmo arrivare. 0,47 ci sta. Probabilmente ne avremo un po' meno di carne rispetto a ieri. E infatti abbiamo consumato due. Va bene, abbiamo 24 medicine in più. Fa sempre comodo. Ah, avrei dovuto spostarmi nella... Vabbè. Mi dimentico sempre, ho fatto tutti i setup per la camera, ma poi me li dimentico. Sì, abbiamo 24 di carne, no, abbiamo perso un po' di carne, ma neanche troppa. Adesso però siamo tutti belli riposati, arriviamo là che è notte di nuovo. Meno rito di giorno, tra l'altro siamo a metà più o meno, per cui dovremmo essere tranquilli, dai, come tempo. Spero, dipende da quanto ci va per fare l'ultima cosa, quella Pitti contro Northumbria. La Notumbia penso che ci richiederà ancora un po', eh. Perché per fare tutte le cose dei Pitti ci abbiamo messo, boh, quei 5 episodi, forse. Allora, troviamo il nostro contatto. È nella sua trentina. Fisico forte. Nonostante stia perdendo i capelli. Ti morde le unghie con ansia. Ci chiede se siamo quelli inviati dal vescovo. Sì, sei tu il prete che ha dei problemi con il culto? Mi chiamo Cinferd, sono servitore umile di Dio, qui nell'area di Lega Caestir. Venite con me, voglio mostrarvi qualcosa. Ok. Aia, del sangue, della roba brucia. Guardate questa... Shrine è tipo un qualcosa votiva, insomma. Non mi viene la traduzione in italiano in questo momento. Cosa vedete? Ah, sembra molto vecchio, ma c'è qualcosa che la tiene pulita dal...
dal lago sottostante. Allora, il pavimento tra i quattro pilastri è pieno di sangue. Qualsiasi creatura abbia lasciato quel sangue di sicuro non è più in vita. Allora, c'è del sangue che è rimasto non pulito da parecchio tempo. C'è del sangue qua intorno. Ah, voglio vedere il... Ambrosetto dell'incenso costoso. Cos'è qui? Qualcuno ha nascosto delle viscere qua. No, un secchio con delle viscere. Che altro vado a vedere? Non lo so. Proviamo la zona che non si sa mai. Ah, guardate, c'è un cairn. Cosa ne pensi? Ah, ci interrompe. Sembra una cosa coperta di sangue. Stanno usando sangue di innocenti da sacrificare al dio oscuro. Il secchio. Dei rimasugli del loro rituale oscuro, abbandonati dopo che hanno compiuto il loro lavoro. Si suggerisce con menzogne ripaga un falso nemico che mente. Non l'hai scoperto. Membri della mia chiesa sono venuti da me con le loro paure. Questi adoratori del demonio si stanno espandendo e stanno espandendo la loro corruzione folle da mesi. Ho sempre saputo che ci fosse qualcosa che non andava bene con questo culto, ma questo è molto di più delle mie paure. Cosa ci aspetti che c'ha? I satanisti devono essere uccisi o scacciati. Non mi fido di te, prete, ma osserveremo, cioè daremo un'occhiata a questo culto per Eambald. Anche io servo il vescovo, lo sai. Ritorna quando hai risolto la questione. Ma qua c'è. Dov'è tra l'altro? Abbiamo già la questione. Qui niente, dobbiamo girare così a muzzo. Vediamo un po'. Ma qui siamo ai bordi della mappa. C'è gente qua. Gente accampata. C'è un marker del viaggio rapido. Riprendere il tutorial perché ho paura che ci... Oh, ma c'è una cittadina qua. Un fiume. Delle erbe che non fanno male. Ok, siamo sulla parte nobile. Posso passare qua in mezzo? Proviamo. Di là non si passa. Allora, proviamo a girare il discorso, non vorrei passare però da quelli ancora. Andiamo di qua e facciamo il giro dall'altro lato. Guarda che sono. Vai. Muovetevi un po', dai. Corrono, ma non è che corrono più così prepotentemente. Vabbè, dai, non lamentiamoci. Sono dei cari ragazzi.
vieni qua a raccogliere queste erbe. Poi un'altra erba. Qui c'è il fiume. Ok, quindi saliamo su di qua. Oh, c'è gente. Qua c'è il fiume, c'è sempre il fiume. Questa lì, no, non da questa parte. Dobbiamo fare qualcosa. Gli inseguitori stanno bloccando il ponte. Il torrente è troppo forte. C'è gente che sta bloccando il ponte. Prima di passare al ponte per triggerare la roba, continuiamo di vedere la roba. Perché ho davvero paura che triggeri roba strana in questo momento. Vorrei finire prima di esplorare un pochettino magari. Ehi, non. Scusami, riesci a non impazzire, please. Oh! Niente. Da dove va presa sta cassa? Boh. Può entrare qua dentro? Da dove entra? Da qua. Vediamo un attimo però nella mappa cosa abbiamo scoperto. Un Kaiser abbiamo scoperto. Perché allora c'è della gente, c'è Severina. Dopo così torniamo qua da sotto, mi sembra la zona più normale in cui entrare. Ah, sono già 22 minuti, quindi io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi e lasciare un commento qua sotto. E vi ringrazio per la visione. Ciao a tutti e buona giornata.